Happy Days, naturalmente quando uno legge, vede questi telefilm, li ho visti tutti, tutte le serie, non al mio tempo, non quando era il momento, perché quando era il momento ero troppo grande per vederle, cioè erano cose da ragazzini, io ero ventenne e quindi mi sembrava che non era per me, però le ho riviste. Perché le davano in televisione in continuazione, è stata una serie molto molto sfruttata. Questa semplicità, questa leggerezza dei personaggi, della storia, riportata in uno spettacolo musicale. Non era facile, sono sette le serie, quindi con tanti personaggi, quindi riuscire a riassumere in 2 ore, diciamo, la filosofia di Happy Days non era facilissimo. C'è stata un'edizione americana, c'è stata un'edizione, sì, americana, due edizioni americane particolari, fatte con da un loro punto di vista. Noi abbiamo adoperato il nostro punto di vista. Perché portare questo tema così semplice, diciamo, perché tanto semplice non è. Molte volte le cose che sembrano più banali nascondono delle sfaccettature, dei valori, di una semplicità, forse dimenticati. Dimenticati perché sembrano superati. Si parla di amicizia, si dà il valore all'amicizia, alla famiglia, ai rapporti, ai sentimenti. Se uno ricorda, la prima puntata già allora era un ricordo, perché è stato fatto negli anni 70 imitando gli anni 50, quindi è una cosa che già allora era fuori tempo. Oggi gli anni 50 rappresentano un tempo molto lontano, molto lontano. Faccio due esempi, mi permetto di fare due esempi di due spettacoli che ho fatto, due spettacoli nuovi fra l'altro che ho fatto, completamente. Uno è uno dei primi della Compagnia dell'Arancia e l'altro invece è dei primi dei 2000. Uno è Cenerentola e l'altro è Pinocchio. Due favole, tutte e due ambientate in due mondi particolari. Cenerentola è ambientata in un mondo un po' gotico, un miscuglio di stili, nella favola lontana. Pinocchio lo stesso, Pinocchio è una cosa fine 800, quindi un certo tipo di vestiti, un certo tipo di personaggi. Cose molto lontane per dei giovani. E allora io tutti e due gli spettacoli li ho ambientati negli anni 50, sia Cenerentola, e questo per quale motivo? Quindi c'è un jukebox, quindi c'è la Coca-Cola, quindi ci sono tutte queste cose che non hanno dato nessun effetto ai bambini. Per i bambini gli anni 50 sono una cosa molto lontana. Per quelli un po' meno bambini ricordano dei momenti piacevoli. E la stessa cosa è successa per Pinocchio, che avendo come tema principale non quello se lavori e fai il buono e ti sacrifichi fino in fondo hai diritto a essere un uomo, ma è esattamente il contrario. Il tema di Pinocchio è se tu, papà e mamma, che è un papà che non è suo papà perché l'ha costruito, una mamma che io ho aggiunto, che c'è però in Pinocchio originale, che è la fata che ha due momenti, la fata bambina e poi è grande. Io l'ho divisa, ho lasciato la fata veramente fata piccola e invece la grande è la mamma.
Se questi due personaggi, uno è Geppetto, l'uomo più egoista di questo mondo, perché uno che dice oh, che bello sarà il bastone della mia vecchiaia, ti costruisco così tu mi potrai sostenere, complimenti. Finché questi due non capiscono che un figlio ha una sua vita, una sua dignità, questo qui non diventerà mai bambino. Questo è un po' il succo del Pinocchio. Ma ambientato dove? Non potevo farlo negli anni che era in cui è stato scritto. Negli anni 50 sì, era il boom. C'era un modo di vedere la famiglia che stava cambiando. Questo modo ha continuato a cambiare, questo mondo. La famiglia oggi è una cosa particolare, non la possiamo mai più paragonare alle famiglie di una volta. Sono diverse, sono assolutamente diverse. Ed è uno sbaglio dire giuste o sbagliate, cioè peggiori o migliori. Sono diverse e quindi hanno esigenze diverse. Happy Days, ritorno a Happy Days perché è il succo proprio, è la famiglia. Una mamma che è casalinga, che però non vorrebbe essere casalinga, si arrabbia perché fa le torte, un padre che invece di andare a giocare, andare a vedere la partita, c'ha il suo club esclusivo, che sono il club dei Leopardi, una figlia che desidera avere la sua libertà, la macchina con il sedile ribaltabile per fare chissà che cosa. Invece lui, proprio Ricky Cunningham, che ha un desiderio semplice, vivere lì. Adesso andrà al college il mondo cambierà perché imparerà delle cose, ma il suo desiderio in fondo è anche quello di tornare, sposare la sua fidanzata e costruire una famiglia, quindi dei temi molto semplici. Su tutto questo c'è il trasgressore, che è Fonzie, perché serve il trasgressore, serve il fascino di quello che va contro le regole. E devo dire che questo fascino di andare contro le regole è un fascino che nel tempo è sempre più aumentato. Se ai tempi lontani far vedere le gemelle Kessler con tutte le gambe di fuori era una trasgressione, poi hanno cominciato più là, ma con questo andare avanti si è arrivati a dire le parolacce in televisione, a fare qualsiasi cosa, a parlare di sesso in maniera superficiale dalla mattina alle 8 alla sera a mezzanotte, no, cioè mezzanotte è sempre meno, sempre più la mattina. Alla radio, per esempio, sento delle cose abbastanza. E questa è la trasgressione. Mentre Happy Days no, ti ricorda che ci sono dei valori semplici, banali, superficiali se vuoi, ma che devono avere un senso. Quindi questo giorni felici, erano giorni felici? Non lo so, forse erano i giorni dell'illusione. Ecco, prima di entrare nella tua valutazione, vogliamo vedere il tuo video su... Vogliamo un attimo più che sulla compagnia, su Happy Days, oppure vogliamo vederli tutti e due insieme? Sì. Chiudere con le tue valutazioni, sia lo sforzo che c'è stato dietro, sia se vogliamo il coraggio di portarlo in teatro e di portarlo in Italia poi. Ma sì, questo coraggio ormai ce l'ho da tempo, cioè ho cominciato con spettacoli anche più complicati, perché quasi tutti i miei spettacoli di teatro musicale vengono da film famosi o da serie televisive. No, serie televisive, questa è la prima, no, tutti i film famosi. Quindi il confronto è sempre forte. Non ho paura, non mi preoccupo di questo, perché un film ha le sue potenzialità, la sua forza, un suo modo di raccontare. Il teatro rimette in gioco delle cose, ti fa rivedere delle cose da un altro punto di vista, e vedere la stessa cosa da due punti di vista è sempre importante.